la questione mi sembra chiara, rinuncio all'esposizione. Grazie. Allora, io parto dalla VIA, cioè la valutazione di impatto ambientale sull'ampliamento della discarica Tremonti nel comune di Imola. Si è svolta all'insegna della massima trasparenza e legalità, senza mai chiudere la porta all'ascolto delle istanze dei cittadini e delle associazioni. Abbiamo considerato in modo rigoroso le istanze e i contributi di ogni soggetto intervenuto. Dopo lo stralcio dell'ampliamento, la ripubblicazione sul BUR delle ultime integrazioni inviate in ottobre non è stata effettuata perché il progetto rivisitato di sopraelevazione è comunque una riduzione di quello precedentemente pubblicato. Non contiene quindi nuovi elementi sostanziali e rilevanti per il pubblico. Non possiamo neanche dirci insoddisfatti, siamo profondamente delusi di aver portato ancora una volta in aula inutilmente il tema della discarica di Imola a fronte di una serie di soprusi, anche restando soltanto al tema della partecipazione pubblica. E segnalo che la sfiducia nelle istituzioni si conquista ogni giorno proprio anche con una certa pervicacia da parte di questa maggioranza, la stessa maggioranza che ha approvato quello stesso piano regionale dei rifiuti, che al di là del titolo e degli slogan conserva e mira a conservare una discarica come questa di Imola, che si avvia a diventare la più grande d'Italia. La sfiducia si conquista giornalmente proprio quando non si capisce chi fa cosa e chi c'è a tutelare il diritto alla salute dei cittadini. Perché, assessore Gazzolo, io le ricordo che è stata sua l'affermazione, mi risulta, quando il Ministero ha segnalato che forse non c'era compatibilità paesaggistica rispetto alla questione appunto della procedura di VIA, ai fini della procedura di VIA, quindi quel conflitto tra il piano regionale e il piano territoriale paesaggistico, a me risulta che il commento dell'assessore regionale alle politiche ambientali sarebbe stato: allora scorporiamo il progetto dell'ampliamento dalla sopraelevazione, questa è la strada giusta per proseguire con la discarica Tremonti. Eppure questa non è una proposta che sta in capo all'assessore alle politiche ambientali. Questa è una proposta che io mi sarei aspettata da cittadino e anche da consigliere regionale, dai proponenti, ma il proponente non mi risulta la regione, il proponente mi risulta essere ancora Conami ed Erambiente. Quindi come mai l'ha fatta lei questa affermazione, assessore Gazzolo? Quando si dice delle volte in modo un po' farsesco che ci sono, come dire, delle strane sovrapposizioni per cui i pochi interlocutori già in essere si siedono allo stesso tavolo, semplicemente si scambiano le giacche, in questo caso vi siete anche dimenticati di cambiarvi le giacche, eravate sempre lì e non si capiva effettivamente chi faceva quale proposta e chi restava lì invece a tutelare i cittadini e a tutelare la partecipazione. Quindi restano tutte promesse al vento, restano tutte vane illusioni quelle di dire che tutto quanto è stato rispettato, che abbiamo un piano regionale dei rifiuti che mira alla tutela dell'ambiente e alla tutela della salute, e intanto mi sembra che non meno gravi, e l'ho segnalato nella mia interrogazione, appaiano le violazioni alla norma nazionale e regionale in materia di valutazione di impatto ambientale, che sono state permesse al proponente, che ha continuato ad integrare, a proporre variazioni, ad aggiornare, a sezionare il progetto a proprio piacimento, come fosse esclusivamente a casa sua, sia l'incarico di proporlo che l'incarico di essere approvato, non ha mai trovato alcun ostacolo, senza che fosse invece proposta una nuova riapertura dei termini per la consultazione del progetto stesso e l'ulteriore presentazione di osservazioni. Allora qui, anche se però noi vogliamo restare soltanto sul diritto di partecipazione dei cittadini alla procedura di via del progetto, come si fa a sostenere serenamente che non sia stata violata la possibilità dei cittadini di partecipare effettivamente con osservazioni allo sviluppo, alla forma che prendeva il progetto, che invece ha preso forma sempre soltanto sopra le loro teste e in più, a mio avviso, e non soltanto, anche in totale violazione di quelle che erano le finalità e lo spirito della legge 16 del 2015, non soltanto del piano regionale dei rifiuti, ma di quella famosa legge 16 che è stata sfoggiata un po' ovunque come un'intenzione seria e determinata ad andare verso il superamento delle discariche, il riciclo virtuoso dei rifiuti e quindi un cambiamento di spessore rispetto alle politiche ambientali di questa regione, che invece si dimostrano non soltanto in continuità totale con la giunta precedente, ma peggiorative addirittura. Perché andare a sostenere davanti a dei cittadini, che io ringrazio per la loro presenza oggi,
li ringrazio, ma oltre a ringraziarli bisognerebbe farsi carico delle loro proposte, bisognerebbe farsi carico della loro presenza, perché non li si può ringraziare basta e dire adesso tornate a casa con una pacca sulla spalla. Ci si fa carico, non li si ringrazia con paternalismo, perché quando tornano a casa l'ampliamento è ancora lì. E loro non hanno ancora potuto dire niente sulla via, neanche mandare una semplice osservazione. Allora, buona politica vuole, e volontà politica se c'è, e se c'è anche la volontà di vedersi in un ruolo diverso e di tutela dei cittadini, di tutela del territorio rispetto al proponente Erambiente, con AMI, ma comunque in un ruolo diverso, seduti attorno a un tavolo ma con giacche diverse. Invito invece l'assessorato a concludere, perché in aula ci torneremo se no presto, a concludere riaprendo al diritto di partecipazione dei cittadini, che non è una graziosa concessione, ma è il semplice dovere istituzionale di qualcuno che si definisca assessore all'ambiente. Grazie. Grazie consigliera Gibottoni. Invito il pubblico, non deve applaudire.